Genova come prototipo per l'Innovation Hub, un progetto strategico di supporto e sviluppo delle start-up. L'iniziativa è stata lanciata ufficialmente durante il terzo Startup Day, giornata in cui 8 squadre composte da studenti universitari si sfidano in un business game che prevede lo sviluppo di un'idea imprenditoriale e la successiva proclamazione del team vincitore da parte di una platea formata da imprenditori, start-upper e professionisti dal mondo del lavoro. Portare le idee dei ragazzi e metterle dentro questo contenitore, questo hub, che fa in modo che le imprese entrino dentro la catena del valore dell'innovazione, che è la grande sfida che noi vogliamo portare come Confindustria sul territorio di Genova. L'innovazione è intesa come aprire la fabbrica, aprire le mature attività legate al manifatturiero, ai nuovi mestieri, alle nuove attività legate al digitale, legate al design, legate a tutti i temi dell'innovazione che ormai diventano una priorità e Genova può diventare, grazie a questo progetto Innovation Hub della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità, infatti oggi abbiamo anche il professor Baraldo che è il vicepresidente della Fondazione, portare su Genova come città prototipo, avendo qui l'Istituto di Tecnologia, avendo la Scuola Politecnica, avendo la presenza del CNR e avendo la grande impresa, mettendo in comunicazione questi mondi con anche la piccola e media impresa, quindi il mondo delle start-up che poi portano alla grande impresa, diciamo, l'entusiasmo, la passione, quell'ambiente frizzante che probabilmente nelle grandi organizzazioni, diciamo, si è un po' perso, e quindi la nuova sfida dell'innovazione la dobbiamo fare con i ragazzi più giovani. E proprio adesso abbiamo dato dei dati, Genova sicuramente per esempio sulla nuova normativa delle start-up innovative vede un attimo un po' una carenza, infatti abbiamo 48 imprese rispetto ad altri territori che invece mostrano una vivacità maggiore. Probabilmente questo è dovuto al fatto che la grande impresa negli ultimi anni ha garantito probabilmente un'occupazione, quindi diciamo che ha un po' diminuito la voglia di fare impresa. Oggi il registro è completamente cambiato e quindi abbiamo necessità che i ragazzi pensino all'autoimprenditoria come un'opzione non solo possibile ma quasi necessaria. Questo che stiamo cercando di portare avanti insieme a Confindustria, al professor Varardi e alla Fondazione è quello di non portare sul territorio il modello classico esotico della Silicon Valley in cui la startup viene, i ragazzi, diciamo, di talento vengono lasciati soli perché comunque il mercato appunto dei venture capital italiano non è a livelli. Il modello che vorremmo portare sul territorio è quello di legare queste nuove giovani start-up innanzitutto alla grande impresa che sul territorio è ben presente, tipo Finmeccanica, Ericsson, Fincantieri, Ansaldo Energia, e supportarli anche con quel grande patrimonio che sono i manager che questa azienda, che questo territorio esprime. Quindi mettendo insieme i giovani, la loro voglia di fare, il talento, l'esperienza, la capacità di questi manager, proviamo all'interno, diciamo, della catena del valore dell'innovazione a provare un modello, un prototipo Genova che sia vincente. Enrico Botte lancia anche un messaggio a Matteo Renzi in visita a Genova in giornata. A Renzi gli lanciamo questo messaggio: qui lui può trovare, diciamo, la porta sul mare per grande città internazionale. Qui abbiamo l'Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo il mare, quindi penso che questo rapporto è l'unica città italiana che può vantare esperienza tecnologica e sguardo all'orizzonte. Qui l'Italia e Genova deve essere capace finalmente di dimostrare di essere capace di fare squadra, cosa che è una delle cose più difficili in Italia, perché tutti si ritengono autonomamente protagonisti nel campo dell'innovazione. Oggi l'innovazione si gioca in squadra. Perché Genova è stata scelta come primo prototipo dell'Innovation Hub? Bah, perché rientrava nelle 8 città che noi abbiamo individuato, cioè le città in cui c'è una presenza di sedi o di insediamenti produttivi dei soci della fondazione. Quindi Genova rientrava in queste città. Poi, secondo me, ha la dimensione umana, sociale, utile. È una grande città, ma una medio-grande città che poi ha un tasso di concentrazione su Genova di attività industriali che le altre città non hanno. Perché se va da Milano, la grande Milano, la grande Lombardia, magari come insieme è più grande di Genova, però c'è una dispersione sul territorio. Qui su Genova invece è un modello insediativo dell'industria che è utile per fare squadra, perché squadra vuol dire mettere in piedi un meccanismo di contatti e di contaminazione. La contaminazione o cross-fertilization, nel senso cioè che oggi l'innovazione si fa anche con scambi informali di idee,
di suggerimenti, di riflessioni che si fanno al di fuori di schemi tradizionali. E negli Stati Uniti chiamano questo modo informale di mettersi a discutere su problemi e su soluzioni innovative ai problemi come l'effetto caffetteria. L'effetto caffetteria vuol dire che certe volte in un ambiente così informale, divertente come è il caffè, una caffetteria, tu ti puoi scambiare informalmente delle idee, capito? Uscire fuori da schemi tradizionali, perché oggi l'innovazione è un fenomeno distribuito in vari ambienti, non è più concentrato. Ormai, fino a 20 anni fa, le grandi imprese facevano dei laboratori di ricerca investendo dei miliardi. Oggi questa logica è tramontata. Siamo in una logica di open innovation, per cui anche la grande impresa si rifornisce di idee, di conoscenze, di tecnologie dall'esterno, in particolare dalle piccole imprese. Quindi evidentemente bisogna sfruttare queste nuove modalità di fare innovazione sul territorio. Genova, secondo me, ha le caratteristiche per dimostrare di essere capace. Però è una sfida, perché se riesce il prototipo Genova, poi automaticamente lo trasferiamo in altre aree, che potrebbe essere Napoli, eventualmente l'area Firenze e Pisa. Però Genova, prima di tutto, dobbiamo essere in grado, noi per primi, e quindi anche il presidente Moretti è molto interessato, ha accettato di fare il presidente della fondazione perché crede nell'innovazione, in particolare anche su Genova. Per ora i soci fondatori sono Finmeccanica e Telecom, però ho presentato la fondazione a Ericsson, a Fincantieri, a Sado Energia, e quindi questi potrebbero essere, di fatto partecipano già alle attività su Genova della fondazione. In prospettiva può darsi che ci sia anche un coinvolgimento istituzionale. Poi a livello universitario c'è l'Istituto Italiano di Tecnologia, la Scuola Sant'Anna, il Politecnico di Milano e poi l'Università di Genova, ovviamente in particolare la Scuola Politecnica dell'Ingegneria, che credo che Genova come università abbia delle cose interessanti, anche dei livelli di eccellenza non trascurabili anche nel settore della medicina.